Stasera siamo in tante, sia in piazza che anche sul palco. Ieri sera avevamo pochi strumenti, quindi avete già visto dalle prove che si tratta di un progetto veramente interessante, un progetto che è nato nel 97 ma che adesso ha avuto evoluzioni, che si è perfezionato. Ma siccome parliamo di cose molto alte, io ho con me il mio amico Claudio Angeleri, grande pianista e jazzista italiano, che di questo proprio vi parlerà, un progetto importante che nasce nel 97, Claudio. Sì, dunque è un progetto che nasce nel 97 naturalmente con Sergio. E la peculiarità di questo progetto, dicevamo che tutti i progetti di questo festival sono progetti originali o comunque riprendono progetti originali, la peculiarità è che la parte del clarinetto che sarà suonata da Luigi Zinnicchi è stata trascritta interamente da Elio Nato riguardo degli assoli particolarmente importanti di un grande clarinettista che è Eddie Dennis, clarinettista jazz. Molti di voi lo conosceranno. Per cui Luigi Zinnicchi, essendo un grande lettore e quindi musicista classico, eseguirà leggendo, sono tutte scritte, le improvvisazioni di questo progetto. Però non solo, ve lo dico da musicista, bisogna leggere, ma bisogna anche avere un sacco di swing, saperlo leggere, e sia Luigi che anche l'orchestra d'archi direi che hanno questa peculiarità. Allora, il progetto nasce da un trio jazz e da un'orchestra d'archi, che sarebbe l'orchestra della Camera delle Muse, che riunisce musicisti del Teatro Bellini di Catania. Sono musicisti veramente molto 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 bravi a livello nazionale e internazionale. E naturalmente presenteranno sia le stagioni di Vivaldi e anche altre, diciamo, improvvisazioni, altre variazioni sul tema. E tra l'altro anche le stesse stagioni sono state invertite, inizieremo con l'autunno, ma poi vedremo che Luigi vi spiegherà meglio. Volevo innanzitutto così presentarvi i musicisti, partendo dal trio jazz. Al contrabbasso abbiamo Alberto Amato, che è anche il direttore artistico di questo festival, al pianoforte e anche al clavicembalo abbiamo Cesare Carbonini, un grande musicista anche lui, di grande talento della vita nostra, perché mi sento ormai, sono di casa, sindaco di casa, spero, cittadina, di Canicattina. Alla batteria Loris Amato, poi lo diremo quando entreranno, e poi Luigi Zinnicchi naturalmente al clarinetto. E i musicisti di questa orchestra da camera alle Muse, i primi violini sono Rosa Alba Nicolosi, Alessio Nicosia, Angelo Cipria e Aldo Pizzese. Poi abbiamo violini secondi, Marco Giuffrida, Giuseppe Costantino, Elisabetta Ligresti, Rossella Mandrà, viole, Francesca Irene Marletta, Rosaria Milici, violoncello Alessandro Longo e naturalmente, come ho già detto, il trio jazz. È un progetto bellissimo, invito anche, naturalmente se ci sono magari bambini, siccome la musica non ha l'impatto sonoro di ieri e di questi, per cui occorre anche una certa concentrazione anche da parte del musicista, perché è una musica molto difficile anche da eseguire. Tutti si chiedono se è possibile poi mettere insieme la musica classica e il jazz. Io direi che non c'è problema di genere musicale, esiste la buona e la cattiva musica. Quindi sappiamo che il jazz ha preso da tanta musica, anche da musica popolare, e questa era anche il musica popolare che si suonava, e quindi da qui poi si faceva quella che era la variazione sul tema. Ma poi anche tanti violinisti facevano le famose cadenze che ora sono scritte, ma in realtà i grandi violinisti le improvvisavano. Quindi, e poi nell'Ottocento che succede un po' di casino, nel senso che, però in realtà sia il jazz che la musica classica e la musica suonata, non c'era questa differenza tra esecutori e compositori. Quindi, signore e signori, accogliamo con un grande applauso questo Vivaldi in jazz.